Movimento, parto qua nella posizione dello squat, ok? Gambe larghe, questo è uno squat sumo, si chiama. Parto con le gambe larghe e le principianti, per chi è qua le prime volte, semplicemente qua vengo giù e torno su, scendo e salgo. È molto importante quando faccio questo movimento portare il peso del corpo sui glutei bene indietro, e qui è inevitabile che le mie spalle cadano un pochino in avanti perché voglio spingere bene i glutei indietro senza andare così con le ginocchia in avanti. Quindi tengo il più possibile ginocchia e caviglie allineate, spingo bene i glutei indietro e torno su. Quindi la versione per le principianti è semplicemente giù, su, giù, su, ok? Semplicissimo. Le ragazze che sono già più abituate ad allenarsi con la versione tra l'intermedio e l'avanzato, facciamo questo qua, guarda. Vado giù solo qua in questa posizione, questa è la mia posizione di partenza, quindi non faccio più su e giù, parto da qua e faccio giro, praticamente entro in un affondo, e ritorno qua. Faccio affondo, torno, affondo, torno, ok? È un esercizio meraviglioso che ci ammazza, ma muoio anch'io, per cui non sono cattiva con voi, soffro insieme a voi, qui è una sofferenza collettiva, va bene? Siamo insieme, sorelle, in realtà siete le mie regine, lo sapete già. Quindi scendo, giro, hop, giro, prestando attenzione nella postura, perché se vengo qua con le ginocchia in avanti lavoro meno con i glutei, inoltre mi faccio male le ginocchia, quindi devo per forza prestare attenzione alla postura, ok? E questo è l'esercizio numero 2, faremo una volta solo un lato, andremo a fare un altro esercizio, che è questo qua, vado a terra, mi giro a pancia in su così, ok? Sollevo il bacino e qui piego e allungo, ok? Questo è il movimento qua, piego e allungo. Se sono principiante posso semplicemente stare qua così tranquilla con le braccia tese, ma questo esercizio qua sono convinta che tutte riuscite a fare. Qui la postura, ragazzi, non apro i gomiti, ma tengo i gomiti chiusi, le dita verso i glutei, ok? E faccio giù e su qua, semplicemente questo movimento qua, perché voglio lavorare i tricipiti, che so che è un punto dolente per molte donne, vero? Confesso. Scrivetemi, sì, tricipiti, anche solo sì, capisco di cosa mi state dicendo. Allora, finisco i tricipiti a terra, ritorno in piedi, vado a lavorare con l'altra gamba, le principianti semplicemente rifanno questo movimento qua. Per me è importante la postura, ragazzi, se lo fate bene, comunque sentite benissimo il lavoro, e comunque fa lavorare l'interno, coscia, i glutei, tutta la gamba, è un bellissimo esercizio questo. Le altre ragazze insieme a me fanno solo scendo, apro, scendo, apro, ok? Brave, schiacciate il dito, lasciate il like, i cuoricini, questo è molto importante, dai, fatemi vedere tanti cuoricini che vengono su, i like su YouTube, su Facebook, forza e coraggio, perché è importante i cuoricini che salgono. Per concludere, girls, l'ultimo esercizio è questo qua, giro, torno, giro, torno, giro, torno, giro, torno, ok? Le principianti semplicemente si mettono qua tranquille nella posizione del plank, stanno qua un po' così e si riposano, riprendono il fiato come sto facendo io adesso e poi hop, un'altra volta, ok? Pronte? Dai, un bel respiro, espiro.
Vai su, espira, ancora uno su, rimani lì a lungo, a lungo, a lungo, a lungo, bene verso l'alto, poi allungo così il laterale, vai, 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 cambio dall'altra parte, ancora, 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 sentite proprio allungare, persino il bacino qua, faccio spazio, allungo, importante ragazzi, apro adesso e muovo le spalle indietro, vai, dietro, e con un sorriso, delle regine siete ragazze, donne meravigliose, brave, complimenti a tutte voi che siete qui con me adesso, che avete deciso di prendere cura del vostro corpo, del vostro benessere, del vostro buon umore, complimenti ragazze. Tante donne alla volta si incasinano nelle mille cose da fare, non riescono a fare attività fisica ed è molto triste questo. Per pochi minuti al giorno non riuscire a curare il proprio benessere, Ci vuole un pochino di organizzazione, lo so, ma è possibile, si può fare. Se c'è qualcuno che riesce, vuol dire che riescono anche le altre, È solo una questione di organizzazione. Vai, brave, pieghi le braccia così, hop, 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 vai, 1, 2, 1, ok, adesso cambia, guardate, allungo, 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 vai, 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 e 1, 2, 1, 2, hop, hop, braccia avanti, e ehi, ehi, vai, allungo e piego, hop, hop, 1, 2, 1, 2, vai, 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 cambio, dietro, dietro, vai, allungo e piego, lascio in alto i gomiti e semplicemente allungo e piego il braccio, vai, 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 1, 2, 1, ancora 4 così, 4 e sei scordinata? Tranquilla, tranquilla, col tempo migliora, il corpo migliora, con la ripetizione soprattutto ragazze, Gamba dietro adesso, guarda, dietro, dietro, muovendo le braccia, vai, 1, 2, 1, 2, hop, 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 porta il tallone al gluteo, adesso ginocchio in avanti, guarda, su, su il gomito, hop, hop, su, 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 facendo una torsione col tronco, così riscaldo bene proprio tutto il corpo, ragazze, su, 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 no, sei già stanca, ai 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 ai, che ruggine, vai, vai, vai ancora, 4, 3, bravissime, 2, vai, e ultimo, ok, punta del piede così, incrocia per terra, vai, incrocia, incrocia, hop, 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 vai, 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 1, 2, 1, 2, incrocia così, perfetto, incrocia dietro adesso, vai, dietro, 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 vai, hop, 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 ancora, incrocia, incrocia, vai, vai, 1, 2, molto bene, mi metto così di lato, diagonale, qua sollevo il ginocchio e torno indietro, su, dietro, vai, sollevo il ginocchio, lo so, se già eri scordinata prima, qui, poi, adesso, non so cos'è successo, andare avanti e indietro così, un pasticcio unico, ancora, 4, e 3, dai, 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 2, dai, adesso facciamo un piscinino qua, guarda, piccolo, 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 su, 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 così, muovendo bene le braccia, sollevo il ginocchio,
Vai, su, su, su. Mi fermo qua, ragazzi, e faccio una corsa sul posto. Vai. Lo so, lo so. Comincia a far caldo, eh? E questo è l'obiettivo del riscaldamento, eh? Far salire la temperatura corporea. Temperatura corporea. Non so cosa ho detto prima. Sì, per preparare i muscoli, le articolazioni, tutto il movimento, preparare tutto il corpo. Calma, adesso andiamo dall'altra parte. Per cui se comincia a avere caldo, non pensare, oddio, adesso muoio. È tutto normale, va tutto bene. Vai, ginocchia, dietro, ginocchia, hop, un, dietro, vai, ancora, hop, dietro. Su, dietro, meraviglioso ragazze, questo è l'ultimo, adesso piccolo, vai, su, 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 no madonna cos'è quella faccia lì imbronciata, ma dai su, fai un bel sorriso, vai su, io ti conosco ormai, non dirmi di no, ok, piccolo qua, via. Dai, 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 dai. 20 secondi all'inizio, ragazze. Poi si comincia il divertimento. Yeah. Vai, 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 vai. Ok, stop. Respira. Tempo. 3, 2, 1, go. Hop, vado. Hop. E giro, apro, giro, vi ho detto che poi non c'era più tempo per fare niente, non dimmi che non ti ho detto, giro, 3, e 2, giro, 1, vai, stop, andiamo a terra, vi ricordate cosa facciamo? I tricipiti, 3, 2, che so 1, che ci tieni, ho visto i sì prima. Oh, bravissime, questo, piego, allungo, giù e su, giù e su, vai, hop, 3, vai, giù, 2, su, 1, stop, perfetto, andiamo su e lavoriamo l'altra gamba, 3, 2, 1, go, vai, giro, hop, giro, hop, giro, vai, se sono principiante sto qua, questa è la versione del principiante, un pochino più leggera, ma altrettanto efficace, tranquilla, stop, e il quarto esercizio, mio Dio, già il quarto, andiamo a fare un bel prank, principiante ferme qua in mezzo così, e le altre fanno la torsione con il bacino, vai, cerca proprio questa torsione, hop e hop, vai, giro, stop, giro, stop, 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 wow, respira, tutto da capo, la 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 la, vai, sentite? Il timer sta andando, un timer, spero lo sentiate anche voi, così vi dà il ritmo anche voi, perché sennò mi fregate, io lo so già. 3, 2, 1, stop, tricipiti, pronte, vai, 3, 2, 1, vai, io lo so è faticoso, però è una fatica bella, vero ragazze? È una bella fatica, divertente. Respira. Come no? Non ci stai divertendo? Non ci credo. No, non ci credo. Pronte? Cambiamo gamba? Vai. 1, go. 1, giro. 2, giro, hop,
E, U, G, vai, G, hop, E, respira, 3, 2, vai, 1, stop, stop. Com'è, si sentono le gambe? Ditemi, Three, alla fine dell'allenamento two, voglio sapere one, tutto, go. Vai, giro, hop, giro, vai, se sono principiante, sto qua e mi riposo ogni volta che serve, ragazzi. Vai, respira, forza. One, stop. Ok, dai, il tempo sta volando. Three, vero? Two, one, go. C'è buio? Non lo so. Il sole è troppo forte. Poi è troppo leggero, ma mi vedete, lo so, lo so. Vai, forza, hop. Questo è già il terzo Three, giro, two, one, se non sbaglio. Stop. Ok, qui c'è un pochino più di luce. Three, two, one, go. Dai, piego, allungo, piego, vai, hop, e sguardo in avanti, respira, fate lavorare bene il tricipite, guarda, lungo e poi piego, lungo, piego, one, stop, stop. Oh. E anche questo su e giù, three, aiuta, two, eh, one, go, ad attivare il metabolismo, così che quando finiamo il nostro corpo continua a reintegrare e quindi consumare grasso. Che magia! 3, 2, 1, stop. Stop. Bello, respira. Wow. 3, 2, 1, go. Vai, hop, e, hop, vai, hop, e, hop, vai. Uno, top, giro, vai, respira, hop, hop, three, vai, two, one, vai, stop, stop. Ok, allora se non ho passeggiato, two, questo è già one, l'ultimo giro, go. Mamma mia ragazzi, quando sono con te il tempo vola. Wow, vero? Respira, fa caldo, lo so. Two, one, stop. Stop. Anche chi fa la versione principiante, lo so, suda, Three, two, vero? One, go. Vai. Respira. Piego bene, allungo le braccia, fai lavorare i tricipiti, vai, giù e su. 3, 2, 1, stop. Wow, cambiamo la gamba, ci siamo quasi. 3, 2, 1, go. Attenzione, che finito qua facciamo lo stretching, che è una parte dell'allenamento. Non devo scappare quando c'è lo stretching, fa parte dell'allenamento. Three, two, one, ok, stop. Oh, ultimo esercizio. Three, two, one, go. Giro, hop, giro, vai, giro, hop. Principiante lo sa che deve stare fermo qua in mezzo. Vai. Forza. Gira il bacino. Three, two, vai. One, stop. Stop. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'hai fatta.
Brava, 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 brava. Complimenti. Ah, dai, fai così. Vedi, brava. Brava Mariangela. Brava me. Fate i complimenti a voi stesse. Che meraviglia, dai. Vi siete coccolate, avete curato il vostro benessere, molto importante. Ora allunghiamo così, braccia lontanissime in avanti, vai, proprio bello. Sentite allungare la zona lombare, allunga, allunga, allunga bene le braccia in avanti. Respira ragazze. E da questa posizione facciamo una mezzaluna, guarda, porto le braccia, lascio il bacino nello stesso posto, il sedere nello stesso posto e allungo le braccia laterali, sento allungare il fianco, gli obliqui che abbiamo lavorato prima. Perché quando fate lo stretching non va fatto a caso, si allunga i muscoli che abbiamo lavorato. Respira. Che felicità, vai. Dall'altra parte, allungo bene. Respirando. Vai, vai, vai. Che magia, sono molto contenta, brave. Cambio ragazze, da questa posizione qua adesso comincio ad appoggiare i piedi, guarda, spingo mani, spingo verso i piedi, entro nella posizione del cane a faccia in giù e vado ad allungare bene le gambe e le braccia. Allungo, 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 se non riesco a toccare con i piedi lascio bene le mani a terra e piego le ginocchia. Vai, vai, vai. Entra bene nella posizione, allunga, respira. Così. Piega le ginocchia. Cammina con le mani verso i piedi. Lascia le mani a terra e allunga bene le gambe. Se le mani non toccano, stai un pochino in alto, ma l'importante è avere gambe tese, mani bene giù. Dai, allunga bene, forza, respira. E qui andiamo a allungare tutta la parte posteriore del corpo. Vai, lo sguardo verso le ginocchia, respira. Vi ricordo che il corpo migliora sempre, per cui se adesso non toccate a terra, succederà più avanti, con molta pazienza. Ora tornate un pochino in alto e quando le mani sono all'altezza delle ginocchia, allunga così, guarda da un lato, allungo, torno in mezzo, cambio braccio, allungo dall'altro, respira. E torno, vai. Oh. Da un lato, torno, dall'altro, torno, allungo, torno, allungo. Oh. Mi fermo in centro e torno su piano, piano e piano. Ah, che sudata, aiuto. Allunghiamo quadricipiti, girls, la coscia, dai, postura da regina, bellissime. Oh, bravi, perfetto, grazie di questi cuoricini, ne voglio tanti, ragazze, tutte, tanti cuoricini, soprattutto se vi ho fatto sudare. Gambe vicine, vai, allungo bene. Oh. L'altro lato, l'altra gamba,
Devo lasciare le ginocchia vicine e sentire la coscia che allunga. Porto il tallone al gluteo, se mi manca l'equilibrio posso appoggiare sul muro, ma poi pian pianino cercando sempre di ritrovare quell'equilibrio, fissando un punto in avanti e allungo, respira. Meraviglia, meraviglia, piedi a terra, rilasso così il bacino da un lato, respira ragazze, dall'altro. Oh, molto bene, scendi anche qua, tocca per terra con le gambe larghe e adesso fai così, faccio finta di voler abbracciare una gamba e porto il petto verso la coscia, dai. Mantenendo il più possibile la gamba tesa, lungo, 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 respirando, vai, poi cambio, vado dall'altra parte, allungo l'altra parte, vai, inspira, la gamba rimane tesa, non girare il bacino, ma tieni il bacino centrato, ben in centro, respira ragazzi. Trema un po', forse. Forse sì, forse no. Ok, piega le ginocchia, torna su piano, 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 solleva le braccia, allungo i tricipiti così. Lascio cadere bene per andare a allungare tutto il fianco. Anche il bacino, vai. Tiro, sento qua. Allungare anche qua. Creo spazio. Perfetto ragazze, torno su e cambio. E ora prima di concludere vi dirò una cosa importante sul dimagrimento. Per chi ha bisogno di dimagrire, ora vi dirò un'informazione importante. Ok? Rilasso le spalle, rilasso la testa da un lato e dall'altro. Sulle mani inspira, espiro, inspira, espira, e ultima, vai su, chiudi braccia, gambe, espira, fai un bel inchino in avanti e grazie mille! Complimenti a te! Brava, brava, brava! Cosa importante che vi voglio dire per quanto riguarda la perdita di peso, c'è un mito, c'è una voce che girava anticamente, ma che non è più così e si sa ormai, ragazze, che, ma magari non tutte lo sanno ancora, che cosa? Che bisogna fare un'attività lunga, cioè un'ora di allenamento per andare a smaltire il grasso, no? Si pensa che con un'ora di attività fisica leggera vado a smaltire il mio grasso. In realtà perché si dice questo? Perché quando io faccio un'attività intensa come questa che abbiamo fatto adesso, il mio metabolismo, il mio organismo non riesce ad andare a intaccare il grasso nel momento dell'attività. Ma quando io finisco il mio metabolismo per altre 48 ore, continuo a smaltire il grasso. Cioè quando io fermo l'attività intensa, il mio metabolismo va avanti a smaltire il grasso. Per questo, negli ultimi anni, si è scoperto che per chi deve dimagrire è meglio fare un'attività breve e intensa che un'attività che è vero la faccio per un'ora e forse in quel momento riesco a utilizzare il grasso come carburante, ma poi quando finisco l'attività non la utilizzo più, non c'è più quel 48 ore forse in base a quanto è stato intenso l'allenamento, ma quando faccio un allenamento lungo e di bassa intensità tendenzialmente il mio metabolismo non è così alto, non mi aiuta a smaltire così tanto grasso. Quindi per voi, per te che devi dimagrire, devi scegliere un'attività intensa e breve, di breve durata, ma che sia una mazzata.
che quando poi tu finisci il tuo metabolismo è impazzito perché deve recuperare, e mentre lui sta recuperando la fatica consuma grasso. E questa è la cosa importante da sapere per chi ha bisogno di consumare grasso. Ragazze, grazie, un bacio.